Ebbene, la cultura è l'aspetto fisico e anche la fedeltà. Abbastanza abbandonate, magari curano più l'aspetto proprio che curare l'aspetto della famiglia. Di un uomo italiano, partiamo dal negativo. Negativo è che è una persona che pensa più che altro alla sua di vita, alla propria vita, e non riesce a pensare a condividerla con una persona per poter far matrimonio una vita di famiglia. Non tutti gli uomini sono così. Mentre gli aspetti positivi sono... Beh, adesso non me ne viene neanche uno, appena mi arriva io lo dico. Gli uomini italiani vogliono sostanzialmente avere accanto una donna con cui vivere felicemente per il resto della propria vita, creare una vita, una casa, una famiglia. Poi è una mia idea. Non vogliono sposarsi per il fatto che, a parte la situazione precaria del lavoro che si presenta, e quindi della situazione economica, ma sostanzialmente perché nella mentalità dell'italiano medio c'è comunque la situazione di mantenere la libertà, la non responsabilità di non avere figli, di non mettersi su casa, quindi avere la responsabilità di mantenere una moglie e dei figli a casa. Oddio, certo, ultimamente anche no, però nel complesso diciamo di vivere in un bel paese, pieno di turismo, di posti belli da vedere, dove ancora la vita normale, diciamo, è tra persone che convivono nello stesso villaggio, nello stesso nucleo, nella stessa cittadina. Però, insomma, proprio orgoglioso non direi, ecco. Da, non tutta, magari il borscht, insomma, un po', però... Mestruzzalat si può mangiare, ecco. In Italia la mafia è in tutto il mondo, si chiama in modi diversi. In Italia la chiamiamo mafia, ma c'è anche la mafia russa, la mafia cinese, c'è dappertutto. Perché ci sono nato, io amo la Sicilia perché essendo un isolano, essendo nato in un'isola, mi piace molto l'isola. E poi perché comunque offre tanto mare, tanto buon pesce e anche tanta bella gente. Ma anche il Lazio non è male perché c'è Roma, Tivoli, insomma, ci sono dei bei posti anche qua. Sì, sicuramente, perché fondamentalmente l'italiano è molto preso dallo spirito di adattamento, quindi sicuramente riuscirei senza grandi problemi.